alla standa insieme a mamma. Mi apparve un angelo e disse: tuo tutto questo un bel giorno sarà. Tornato a casa nel bagno abbi un altro segno del fato creator. La mano prese lo spunto e mi trovai unto da nostro signor. Mi sono fatto da solo, sull'elicottero volo, ma non disdegno la nave, ricordo soave della gioventù. Mi sono fatto da solo, mi sono alzato dal suolo, mi sono fatto i cartelli con tutti i capelli che ormai non ho più. Sessanta moderni, allestivo gli esterni del mio colossal, ma con 5 o 6 palazzine non potevo neanche comprarmi la SPAL. Sui ponti delle crociere passavo le sere a cantar la Vienne Rose. Marcello sotto la coppola diceva: minghia, è noccia sta cosa. Mi sono fatto da solo, sull'elicottero volo, ma non disdegno la nave, ricordo soave della gioventù. Mi sono fatto da solo, mi sono alzato dal suolo, mi sono fatto i cartelli con tutti i capelli che ormai non ho più. Disse: sei abile, vieni tra i miei. Ecco il cappuccio e la tessera numero uno, numero sei. Poi anni di trucchi ed inganni indicibili, affanni, ma niente di che. Davo una mano a Bettino, spittavo mafiosi, pagavo la che. Mi sono fatto da solo, sull'elicottero volo, ma non schifo il motoscafo, da cui mangio spavo facendo l'offshore. Mi sono fatto da solo, mi sono alzato dal suolo, mi sono fatto 6 reti tra trucchi e decreti da grande editore. E suoni e tutti vi tengo buoni. Ho dato un posto importante ad ogni brigante che mente per me. Mi sono comprato un paese di gente che fa le spese e va al lavoro contenta sognando villazze e pensioni da re. Sequestro di persona, estorsione, rapina, furto in appartamento, furto con strappo, associazione per delinquere, stupro e violenza sessuale, aborto clandestino, bancarotta fraudolenta, sfruttamento della prostituzione, frodi fiscali, usura, violenza privata, falsificazione di documenti pubblici, detenzione di documenti falsi validi per l'espatrio, corruzione, corruzione in atti giudiziari, abuso d'ufficio, peculato, rivelazioni di segreto d'ufficio, intercettazioni illecite, reati informatici, ritecettazione, vendita di prodotti con marchi contraffatti, vendita di prodotti in violazione del diritto d'autore, detenzione di materiale pedopornografico, porto e detenzione abusiva di armi anche clandestini, calunnia, omicidio colposo per colpa medica, omicidio colposo con violazione delle norme stradali, truffa comunitaria, maltrattamenti in famiglia, incendio e incendio boschivo, molestie, traffico di rifiuti, adulterazione di sostanze alimentari, somministrazione di medicinali pericolosi e infine circonvenzione di incapaci. Questo è il pacchetto sicurezza del governo Berlusconi. Interrompere. Venerdì alla Camera vogliono far entrare in discussione e far votare la sospensione per tutti i processi legati a questi reati. Si dice che questo pacchetto di vergogne
è stato accantonato perché intanto si darà la precedenza al lodo Alfano, ma non è stato affatto accantonato. Come ha spiegato Fabrizio Cicchitto, tessera della P2, il governo vuole infliggere al paese il famoso 1-2 per mettere al tappeto la Costituzione italiana. E allora è questo, ministro Bossi, ministro Calderoli, ministro Maroni, sarebbe questa la sicurezza che avete promesso agli italiani e con cui avete ottenuto il loro voto? Voti rubati! Questo non è un mini condono, questo è il più gigantesco regalo mai fatto nella storia d'Italia ai delinquenti di ogni risma. Vicepresidente Fini, è questa la tolleranza zero che avete sbandierato per avere i consensi? Zero? Questa è impunità mille, impunità totale garantita a criminali di ogni tipo per salvare i criminali dell'establishment e del governo e i loro amici. Tolleranza zero è la politica che non guarda in faccia a nessuno, che colpisce sì chi commette uno scippo, ma colpisce mille volte di più duramente chi colpisce mille scippi, anzi centinaia di migliaia di scippi in una volta sola, truccando i bilanci e mandando in rovina piccoli azionisti e risparmiatori. Tolleranza zero è quella dei procuratori di New York che qualche giorno fa hanno messo in galera alcuni fra i più potenti manager americani e ne hanno incriminati altre decine, e il giorno dopo la borsa ha avuto un crollo e nessuno ha gridato alle toghe rosse, ma tutti i mass media e tutta l'opinione pubblica, senza distinzioni di simpatie politiche, ha gridato la sua indignazione contro questi criminali in bianchi guanti. Manette che sono scattate dopo mesi di indagine attraverso intercettazioni telefoniche, quelle stesse che voi, signori del governo, volete abrogare per una infinità di reati, garantendo così una impunità strutturale per una lista lunghissima di reati. Voi vi permettete di parlare di garantismo, ma mentite per la gola. Noi siamo i veri garantisti, noi che chiediamo che le garanzie nei processi siano le stesse per tutti, per l'ultimo degli emarginati e per il più potente dei politici. Voi chiamate questo giustizialismo perché per voi l'unica giustizia è quella che recita: la legge per i nemici si applica e per gli amici si interpreta. E voi siete andati ancora più in là. Voi volete impunità dilagante assicurata per i vostri amici e poi volete capri espiatori, le impronte dei bambini, sperando di sviare così l'opinione pubblica e poter continuare impunemente a corrompere e a malversare. Una legge per voi e una legge per gli altri. Ma qui in piazza c'è l'altra Italia, quella della coscienza civile e democratica che dice no allo sfregio continuo che volete realizzare contro la Costituzione. Il vostro disprezzo della legge uguale per tutti vi impedisce di capire che garantismo e giustizialismo sono le due facce di un'unica scelta politica e morale che si chiama legalità. La legalità, dicevano i dissidenti dell'Est,
In lotta contro i totalitarismi staliniani, la legalità, dicevano, è il potere dei senza potere. Ecco perché la legalità non è un obiettivo astratto, un lusso per pochi, non è affatto distante dai problemi degli interessi materiali e sociali dei più larghi strati di popolazione. Legalità è il potere dei senza potere. Politica della legalità la più rigorosa contro l'arbitrio dei potenti, che persegue senza se e senza ma chi ogni giorno assassina sui luoghi di lavoro non garantendo le norme di sicurezza, chi sfrutta il lavoro nero a livello di schiavismo, chi truccando gli appalti, corrompendo e scegliendo col metro dello scambio dei favori anziché del merito, distrugge la sanità pubblica, cioè la stessa nuda vita di ciascuno di voi, e poi impoverisce i suoi salari mentre i profitti illegali arricchiscono in modo esponenziale. E per nascondere tutto ciò, un'altra legge di questo governo vuole garantire, ecco il loro unico garantismo, vuole garantire galera ai giornalisti che continueranno a raccontare le porcherie del potere. Questo è il modello di società incivile che ha in mente Berlusconi, il cui modello non è, come pure va ripetendo, il modello della democrazia americana, democrazia nella quale, come tutti sappiamo, i presidenti si fanno processare e come e per reati infinitamente più irrilevanti di quelli di cui è stato accusato Berlusconi in questi anni. Il modello di regime che ha in mente Berlusconi non sono gli Stati Uniti d'America, è la Russia di Putin. E noi oggi a questo fascismo strisciante che vuole rendere l'Italia simile al regime di Putin diciamo no. Del resto il Presidente del Consiglio ieri è riuscito nell'impresa di difendere addirittura uno dei più sanguinari dittatori d'Africa, Mugabe. Questa è la situazione di rischio per la democrazia italiana. Sono leggi di censura inaudite, sono colpi al libero giornalismo che lasciano sbigottiti i giornalisti stranieri, ma per il Corriere della Sera non è questo il problema. Per il Corriere della Sera, per la penna di uno dei suoi più illustri editorialisti, Ernesto Galli della Loggia, ieri la vera emergenza dell'Italia sarebbero i moralisti di mestiere, anzi i bacchettoni di mestiere, il nostro moralismo dell'antipolitica che rende superflua la fatica del pensare. Ecco, questo è l'idea di emergenza di uno dei maggiori quotidiani italiani, e vorrei dire allora a questi editorialisti che non esiste politica senza moralità. Solo chi ha letto male, malissimo Machiavelli può ripetere ritornelli del genere. Ogni politica ha la sua moralità. Antipolitica è la parola magica. Ma il filosofo che ha meglio pensato la politica nel secolo scorso, una donna, si chiama Hannah Arendt, ha spiegato che politica autentica è quando l'azione libera e autonoma dei cittadini rompe la routine e il conformismo. La politica è quella di oggi. La politica siete voi che indipendentemente da schieramenti e da partiti vi siete auto-organizzati per far sentire la vostra voce e affermare la vostra frazione di sovranità di cittadini. E allora vorrei concludere con le parole
di uno dei messaggi che ci sono pervenuti, uno di quelli che più mi ha colpito, perché è di un altro editorialista, tra i più rispettati e autorevoli anche all'estero, l'editorialista della Stampa Barbara Spinelli, che ha dato questa motivazione di adesione. È urgente che esista la pietra dello scandalo, è urgente che un risveglio avvenga, perché la narcosi delle menti, del linguaggio, della visione, delle memorie è vasta e progredisce. Non è importante il nome che si dà al regime in cui viviamo, conta la sua sostanza, la maggioranza che ignora e vilipende la minoranza, la separazione dei poteri messa in questione, il trionfo degli interessi particolari e privati di chi è al capo del governo, l'impunità garantita a un impressionante numero di crimini, l'esclusione e criminalizzazione di una parte della popolazione, giudicata diversa e sospettabile fin dall'infanzia perché appartenente a altre etnie o razze. Scegliete il nome che volete, purché il nome abbia rapporto con la sostanza. Noi non sceglieremo nessun nome, noi abbiamo scelto di lottare da oggi, giorno dopo giorno, finché le libertà avranno sconfitto il regime di Putin. Ringrazio Paolo Foras d'Arcais, lo ringrazio, invito Laura Belli, il movimento di Girotondi. Alcuni giornali hanno fatto risuonare una specie di parola d'ordine. Noi ci picchiamo di essere i buoni contro i cattivi, i moralisti contro i cinici, il bene contro il male, e tutto questo per stabilire che nel nostro mondo alligna un moralismo insopportabile, una presunzione incalcolabile, una voglia di essere superiori agli altri. Qui, al contrario, noi dobbiamo dire, avere la sincerità di dire con la massima calma, che questo non è lo scontro tra i buoni e i cattivi, tra moralisti e cinici. Qui nessuno vuole fare la morale a nessuno. C'è una questione di fronte a noi, più potente di tutte le altre. C'è la questione dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, che qui è rappresentata nel manifesto che dà il titolo alla nostra giornata. L'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, che oggi è minata dal ricorso costante e incessante alle leggi ad personam. Le leggi ad personam hanno saturato fino all'inverosimile la legislatura 2001-2006 e si apprestano a colmare anche questa. Ed è per questo che la vigilanza dei cittadini deve prendere di petto questo urto che può essere insidioso e pericoloso ai fondamenti della democrazia. La norma blocca processi, ci raccontano oggi i giornali, forse sarà sospesa. Ma perché sarà sospesa? Perché sarà introdotta una nuova norma salva premier e nella forma più ipocrita. Salvaguardare le massime cariche dello Stato quando solo una ne ha davvero bisogno. Noi domandiamo, un solo eletto potrà dunque essere sciolto dal vincolo delle leggi? La vittoria elettorale dovrà essere un'ordalia medievale, un passaggio sui carboni ardenti? Il condono tombale sul conflitto di interessi più smisurato che le società occidentali conoscano? In tutti i paesi democratici, e addirittura, voi lo sapete bene, in alcuni, senza nemmeno che la legge lo prescriva, chi ha il possesso di mezzi di comunicazione di massa
è ritenuto automaticamente ineleggibile e incompatibile con l'esercizio del potere politico. Nessuno in un vero paese democratico può esercitare poteri politici e impersonare ruoli istituzionali guarnito, protetto e direi quasi avvolto da un potere extra istituzionale, il potere mediatico, così incisivo, così pervasivo, così smisurato. Al contrario, noi ragioniamo al contrario, noi non siamo i buoni contro i cattivi, noi siamo quelli che ragionano al contrario. Noi abbiamo subito in Italia questo inquinamento sistematico della vita sociale e politica per ben 3 volte. E il soggetto di questo duplice, inammissibile potere si permette di asservire a sé il potere legislativo, di contrastare il potere giudiziario e di minare la libertà di informazione. Il decreto sulle intercettazioni telefoniche non è un piccolo accadimento casuale dentro questa legislatura. Vuole impedire ai magistrati l'uso di uno strumento straordinario nelle indagini più delicate e vuole impedire soprattutto ai giornalisti di parlarne e di scriverne. Ci domandiamo, siamo avviati a un orizzonte di silenzio, di censura, di licenza per i pochi che se ne avvantaggeranno? L'eletto, parlo di lui, l'eletto non si limita a considerarsi sciolto dal vincolo delle leggi, si fa forte del suo potere extra istituzionale per stabilire un rapporto diretto tra capo e popolo. Scusate, ma qui rischio di fare della filosofia, ma c'è il suo peso. Sono stato scelto dal popolo e quindi faccio quel che mi pare. La scelta popolare funziona come un lavacro risolutivo, cancella tutte le pendenze giudiziarie. Ma il rapporto diretto, che però è a senso unico, tra capo e popolo, costituisce una lesione intima che più non potrebbe essere della democrazia. Di fronte a questo rapporto tra capo e popolo, le assemblee elettive sono allontanate sullo sfondo. Il protagonismo civile si ritira nella lontananza. La scena è dominata dalla volontà popolare fatta persona, una persona sola. E la reciprocità di questo rapporto tra capo e popolo c'è, però sta solo nel fatto che se noi tocchiamo la persona, offendiamo la volontà popolare. Se i molti si riconoscono nell'uno, solo nell'uno si materializza e diviene operativo il potere dei molti. L'essenza del Parlamento elettivo ne viene fuori annichilita. L'uso privatistico dello Stato, prima praticato in forme abusive e piuttosto sgangherate, potrebbe diventare una forma perfino nobilitata, si fa per dire, da una vera e propria filosofia plebiscitaria. Quali riforme istituzionali sarà possibile discutere con un soggetto simile, se non la fissazione definitiva di un potere presidenziale o premierale, per lui fa lo stesso, sovraordinato alle assemblee elettive? E anche se la nostra parte può pensare ingenuamente che il nuovo potere così sovradefinito tocchi a lei, una speranza oggi piuttosto anacronistica, come si può ignorare il solo pericolo che quel potere sovradimensionato tocchi invece a lui? Il paese può correre davvero il pericolo di una somma intrecciata di un potere politico irresistibile e di un potere mediatico senza limiti? Sappiamo bene che cosa pensano tanti di noi, tanti soggetti sociali attivi, tanti alleati orientati ad azioni incisive per l'interesse collettivo.
ci dicono, ma solo di questo dobbiamo parlare, noi stessi ogni tanto ce lo diciamo, è mai possibile che si sia condannati a parlare solo di questo? Non potremmo parlare d'altro? Non potremmo dedicare un'ora del nostro tempo a progettare un nuovo stato sociale, a progettare nuove forme di lavoro non precario, nuovi modi di migliorare le condizioni di vita, nuovi strumenti per fronteggiare le emergenze energetiche e ambientali, nuove pratiche di cittadinanza aperta, una nuova vita, insomma, che rifuga dalla paura e infonda speranza. Possiamo, cari concittadini di Roma e italiani, venuti dappertutto, possiamo, dobbiamo farlo. Dobbiamo occuparci di tutto questo e sapere che il nostro orizzonte futuro è pieno di queste cose. E prima di tutto dimostriamo a noi stessi che sappiamo farlo. Usciamo dalla chiacchiera, cominciamo a fare proposte realistiche. Ma non possiamo dimenticare che una legge elettorale pessima, con larghi profili di incostituzionalità, è stata usata dal centrodestra nel più efficace dei modi, quasi con il pieno dei voti, mentre il centro-sinistra è finito in minoranza e mentre più di 1,5 milioni di cittadini sono stati privati della loro rappresentanza politica naturale. Questi sono problemi pesanti che stanno di fronte a noi e che non ci possiamo buttare dietro le spalle. E non possiamo nemmeno dimenticare che stanno passando nuove leggi ad personam. E tra queste, lo accennavo prima e qui finisco, la più insidiosa, guardate, è proprio quella che garantisce immunità e impunità a una sola massima carica dello Stato. E poiché la norma è ambigua, qui ci vuole un minimo d'attenzione, poiché la norma è ambigua, potrebbe apprestargli alla fine della legislatura perfino un nuovo settennato di impunità. Allora, lo so che voi non lo volete, ma questa è una previsione che di cui bisogna tenere conto. E proprio per questo, oggi, ora, in questa piazza, è il momento di aprire una nuova campagna d'opinione. È il momento di dichiarare che ci anima. Nei prossimi anni bisognerà alimentare una battaglia culturale limpidissima nel mezzo dell'opinione pubblica, che questa sia interessata o meno. Noi dovremo fare questa battaglia per dire una cosa semplice e cominciamo a dirla, eccola qui. Chi ha già provato a sfregiare la Costituzione non potrà diventarne il custode. È uscito dai processi per corruzione della magistratura soltanto perché ha cambiato le leggi in merito, non potrà diventare il presidente del Consiglio della magistratura. Chi si è vantato, e l'ha fatto più volte, di disertare il 25 aprile della Resistenza, non potrà nemmeno aspirare alla massima carica della Repubblica che da quella è nata. Ci aspetta una battaglia dura, durerà 5 anni, ma bisogna prenderla molto sul serio, cari cittadini. Bisogna lavorare, parlare, discutere, portare avanti la nostra campagna. Bisogna impedire una vergogna nazionale incancellabile, e questo non è una cosa contro, perché so bene cosa diranno i giornali domani, loro sono contro, questa non è una cosa contro, è una cosa per la salute istituzionale del Paese, è una cosa per la Costituzione, è una cosa per la democrazia, è una cosa per tutti voi, per tutti noi. Grazie, Madonna quanti siete, benvenuti. Allora, vi leggo
5 poesie incivili inedite, ogni poesia è di 8 versi, 5 per 8 fa 40, ce la sbrighiamo con poco. La prima, ai monomaniaci, basta appena un fugace pretesto per sprofondarli nel loro delirio particolare, nella loro ossessione devastante. Le sue parole scatenanti sono giustizia e giudici. A sentirle, la sua trasformazione è immediata. Il sorriso gli si muta in un ghigno. Dalla faccia gli cade la maschera variopinta e sotto appare una tavola di Cesare Lombroso. La seconda è un po' difficile a leggere, però ci provo. Onde ridurre ulteriormente le spese, il ministro della giustizia ordina che solo per lui la prescrizione sia preventiva e pregressa ancor prima che i processi siano prefissati a ruolo, e pertanto i PM che li scrissero nel registro degli indagati siano pregiudizialmente mandati in proscrizione. Per favore, attenti agli errori di stampa. La terza, ha più scheletri dentro l'armadio lui che la cripta dei Cappuccini a Palermo. Ogni tanto di notte, quando passa il tram, le ossa vibrano leggermente e a quel suono gli si rizzano i capelli sintetici. Teme che le ante dell'armadio si aprano, che torme non di fantasmi, ma di giudici in toga balzino fuori agitando come nacchere scintillanti manette. La quarta è penultima, non importa che abbia avuto due mogli e che le sgualdrinelle confortino le sue notti, non importa che la sua morale abbia più buchi di un colabrodo, non importa che abbia corrotto, falsificato i bilanci, giurato il falso, prevaricato, adottato la menzogna come stile di vita, non importa, sia ricevuto in Vaticano con tutti gli onori. Pecunia, antica saggezza, non olet. L'ultima. Si prendano subito le impronte digitali dei bambini rom. Ordina un paio di baffi sul nulla. E i baffi giurano che non è razzismo, ma solo umana pietà verso i bimbi costretti a mendicare. Che cuore, che generosità! E mi tornano a mente i versi di un grandissimo: sei così ipocrita che quando l'ipocrisia ti avrà ucciso, sarai all'inferno, ma ti dirai in paradiso. Grazie.
vorrei deludere qualcuno, ma questa sera dopo tanti attacchi lo vorrei difendere. È un uomo stanco, provato da lunghi anni di attività finanziarie, politiche, anche sessuali, come abbiamo saputo, in grandi quantità, ed è l'uomo più incompreso della faccia della terra. Sono 15 anni che cerca di farsi riconoscere senza nascondere nulla. Recentemente si è messo anche un Panama per ricordare vagamente Al Capone, ma continuano a scambiarlo per un altro. Ha dichiarato: ma vi rendete conto, posseggo ville che non ho mai visitato e barche che non ho mai, con cui non ho mai navigato, e mi tocca stare qui a Palazzo Chigi a occuparmi di queste cose. Non ci siamo soltanto noi oggi che remiamo contro, non ci sono soltanto i magistrati, non ci sono soltanto tutte le televisioni che, come è noto, sono all'unisono contro di lui, non c'è soltanto Di Pietro, non c'è soltanto Micromega. Mentre parliamo, ad Atene ci sono degli studenti che manifestano contro le leggi vergogna davanti all'ambasciata. Ma non contro le leggi vergogna in Grecia, contro le leggi vergogna dell'Italia. Il complotto si sta facendo planetario. Persino l'amico Bush è venuto meno. Ieri la Casa Bianca ha fatto distribuire un kit per la stampa in cui c'era scritto che governa grazie alle sue televisioni, che è una cosa che non si può più dire in Italia. Hanno cominciato a dirla in America proprio per dimostrare che il voto non esiste. Pare che persino la sua signora, la seconda, abbia smesso di scrivere ai giornali e abbia cominciato a scrivere agli avvocati, aprendo un nuovo fronte veramente allarmante. Il Vaticano, lo sappiamo, la Chiesa da 2000 anni vieta di dare la comunione ai divorziati, è una norma ad personam che è stata fatta fin da 2000 anni fa per lui, prevedendo che lui negli anni 2000 avrebbe divorziato, e adesso infatti ha chiesto una deroga, ha chiesto di poter fare la comunione. Credo che la inseriranno nel lodo Alfano. Le principali quattro cariche dello Stato, se divorziano, possono fare tranquillamente la comunione per tutta la durata dell'incarico, prorogabile nel caso in cui lo cambino. No, stai vicino al microfono. Sì. Grazie Marco! I padri costituenti hanno scritto l'articolo 3, tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, apposta per lui, per impedirgli di fare una legge in cui si dichiarasse più uguale degli altri. È un'altra norma ad personam veramente vergognosa. È la Costituzione che è incostituzionale, non è il lodo Alfano, è la Costituzione che va cambiata. Il lodo Orwell, il lodo fattoria degli animali, come lo ha chiamato Antonio Tabucchi, che vi saluta dalla Francia, ha telefonato prima, perché nella fattoria degli animali ci sono dei soggetti più uguali degli altri, sono i maiali, non sono le alte cariche dello Stato. Io lo vorrei difendere in quanto incompreso, perché 6 mesi fa era alla canna del gas, aveva deciso di mollare, si aggirava con la brambilla, segno evidente che voleva perdere le elezioni a tutti i costi, fondava partiti sul predellino di una Mercedes in piazza San Babila fra le risate dei suoi alleati. Fini lo definiva la comica finale, una definizione molto azzeccata. Voleva finalmente riposarsi, non ce l'ha fatta, ma non è colpa sua, è che non lo lasciano in pace. Lo costringono a vincere, vince sempre per abbandono degli altri. Come già ai tempi della bicamerale, anche stavolta aveva un piede nella fossa,
Ma la sinistra italiana ha questo di bello, si è data questa missione, resuscitarlo ogni volta, e lo hanno riportato un'altra volta al centro dell'attenzione. Ci riescono sempre, è l'unica cosa che riescono a fare. Lui quando vede avvicinarsi un leader del centro-sinistra, ormai fa come la mantide religiosa, l'ha già fatto con la bicamerale. Arriva il leader, ci fa una scopatina e poi se lo mangia, regolarmente, li sta facendo fuori a uno così. E il bello è che trova ancora candidati che gli vanno incontro col sorriso sulle labbra e non sanno quello che li aspetta con il dialogo. Ha fatto di tutto per perdere le elezioni. Ha annunciato la cordata italiana per Alitalia, ha detto c'è pure mio figlio. Pier One, la compagnia di bandiera di famiglia. Dopodiché ha detto non è vero che c'è mio figlio, ma ci sono degli importanti imprenditori italiani, ma non ve li dico perché è una sorpresa per dopo. Gli hanno creduto, alla fine ha detto che era interessata all'Aeroflot, che però non è italiana, è russa, e nemmeno l'Aeroflot era interessata. Ha detto che Mangano era un eroe, cioè voi vedete l'impegno che ha messo per perdere queste elezioni, ha fatto di tutto. Il problema è che ogni volta che lui arretra, gli altri arretrano ancora più di lui, è un sorpasso in retromarcia quello che lo ha portato a vincere le elezioni. In campagna elettorale, per evitare di vincere, avevano addirittura deciso di non nominarlo. È stato il primo caso nella storia di una campagna elettorale in cui un leader non nomina il suo avversario, ma lo chiama il principale esponente dello schieramento a noi avverso. E tutti a dire, ma di chi sta parlando? Quando poi Lazzaro è resuscitato, perché è tornato anche se non voleva, aveva 4 processi e una televisione abusiva, oltre a una casa editrice che un giorno o l'altro dovrà pure restituire, perché sapete che l'ha comprata comprando un giudice, non comprando la casa editrice. La domanda è, ma voi al posto di uno che riesce a diventare per la terza volta Presidente del Consiglio avendo 4 processi, una televisione abusiva e una casa editrice rubata, ma voi di che cosa vi occupereste dalla mattina alla sera se non di eliminare i 4 processi e di tenervi la televisione abusiva e possibilmente anche la casa editrice? Ecco, lui fa esattamente quello che farebbero tutti se avessero la fortuna di trovarsi al posto suo. Il problema è che l'unico fortunato è lui, ma va compreso, non va demonizzato, perché quando si hanno questi interessi non ci si può occupare di quelli degli altri, è molto evidente. Lui ha delle cose più urgenti da fare e le fa, mentre gli altri dialogano, lui monologa, le fa da solo, senza chiedere il permesso a nessuno. Ha fatto il governo più ridicolo della storia repubblicana e anche monarchica. Ha messo Calderoli, che ha fatto una legge che lui stesso ha definito porcata, qualità di intenditore, l'ha messo alla semplificazione legislativa. Come ha scritto LK, lo paghiamo per non farsi più venire in mente delle leggi e possibilmente cancellarne anche qualcuna scritta da lui. Ha messo la Carfagna alle pari opportunità, a dimostrazione del fatto che se la Carfagna fa il ministro ci sono pari opportunità praticamente per tutti. Ha messo Bondi alla cultura. Ha messo Bondi alla cultura, ha fatto di tutto per sputtanarsi, e quelli sempre lì a dialogare come se fosse un governo normale. Ha messo Schifani presidente del Senato, il numero 2 della Repubblica Italiana, la seconda carica dello Stato, Schifani. Dice, almeno me lo fischieranno Schifani, no? No, la Finocchiaro l'ha baciato. Eccezionale, cioè ditemi voi che cosa deve fare per farsi contestare quest'uomo, se non basta nemmeno mettere Schifani alla presidenza del Senato. L'hanno scambiato per uno statista, per uno con cui si doveva dialogare, gli hanno offerto delle riforme che lui non ha nemmeno preso in considerazione, e ci mancherebbe altro. Ha promesso di rimuovere la monnezza da Napoli, io sono stato recentemente, è sempre lì. Verranno portate delle autobotti di Chanel numero 5 per far vedere che profuma,
e che è una grossa risorsa e che è un peccato portarla via. Non risolve i problemi, ma perché? Perché non gliene importa niente, perché ne ha di suoi più impellenti. Quello strano non è lui, quelli strani sono gli altri che continuano a pensare che lui si occupi dei problemi nostri. Lui si occupa dei suoi. Dice fa il pacchetto sicurezza. Fa il pacchetto sicurezza, almeno si occuperà della sicurezza. Sì, la sua sicurezza. Infatti nel pacchetto sicurezza c'è scritto: si puniscono ferocemente i seguenti reati. Ve li ha letti tutti Paolo Flores all'inizio. Nello stesso pacchetto c'è una norma che blocca 100.000 processi per quegli stessi reati, perché lui ne ha uno nella stessa fascia. Ne blocca 100.000 per bloccarne uno e lo chiama pacchetto sicurezza perché è la sua sicurezza. Ovviamente si tratta di intendersi sul termine. Fa una legge sulle intercettazioni per impedire di intercettare e scoprire i colpevoli degli stessi reati per i quali lui ha promesso maggiore tolleranza zero. E tutti continuano a parlare del pacchetto sicurezza senza se ne rendersi conto che è la sicurezza di uno solo, lui, che ha la scorta e quindi non ha paura degli scippi, ovviamente. Ha nominato ministro della giustizia Angelino Alfano, gli ha messo vicino la badante, l'avvocato Ghedini. Uno non sa quello che dice, l'altro glielo spiega. Questa è la distinzione dei ruoli fra i due. Uno è il poliziotto buono, l'altro è il poliziotto cattivo. Perché la gente capisse che non gliene frega niente della giustizia, ma si occupa della sua di giustizia. Bene, hanno pure scambiato Alfano per un ministro del dialogo. È uno che spara cazzate dalla mattina alla sera, però dialogando. Spara cazzate moderate, quindi si può dialogare. Ricorda un po' Totò, che continuava a prendere botte da uno che lo chiamava Pasquale e lui non reagiva mai perché diceva: che so Pasquale io. Ecco, è questo l'atteggiamento che noi vediamo tra quelli che lo dovrebbero combattere e lui. Rendetevi conto del fatto che, voglio dire, lo stanno costringendo a fare quello che fa. Ha fatto 5 leggi incostituzionali in un mese, che è un record che deteneva lui dalla precedente legislatura, ma l'ha superato. Ha superato il suo stesso record. È la maggiore densità di leggi incostituzionali da casello a casello che si sia mai visto nella storia dell'Occidente. Dice: mi fischieranno almeno stavolta. 5 leggi incostituzionali in un mese, guarda la fatica. Il decreto sui rifiuti. I rifiuti tossici per il resto d'Italia ed Europa a Napoli non sono più tossici, lo dice il decreto. A Napoli si può smaltire roba che fuori da Napoli non si può smaltire. Prima. Seconda, l'aggravante razziale. Voi sapete che se un cittadino bianco di razza ariana italiano fa una rapina in banca e il giorno dopo un extracomunitario irregolare fa la stessa rapina in banca portando via la stessa cifra, quindi facendo lo stesso danno, l'italiano bianco di razza ariana piglia 10 anni, poniamo. L'extracomunitario prende 10 anni più X perché viene da fuori. Perché vuoi mettere la differenza, no? A te chi ti ha rapinato? Ah, a me è un italiano, ah che culo, a me invece è un extracomunitario. Perché sono soddisfazioni essere rapinati da gente italiana, magari padana. Terzo, la salva Rete 4, archiviata momentaneamente, tornerà a Ferragosto probabilmente quando saremo tutti a mollo. Quarta, la blocca processi. C'è una norma costituzionale che dice ragionevole durata dei processi, già non è ragionevole quella normale, li allunghiamo di un altro anno, anche se stanno per arrivare alla fine. Perché? Perché c'è il suo che sta arrivando alla fine. Legge sulle intercettazioni, che bisogna cambiare il nome perché non è sulle intercettazioni. Vieta ai magistrati di intercettare tutti i reati sotto i 10 anni, ma vieta anche ai giornalisti di raccontare non solo le intercettazioni, ma tutte le indagini della magistratura. Noi non potremo più parlarne nemmeno nel contenuto, nemmeno per il riassunto, finché non inizierà il processo. Io ho già detto, bisogna trovare delle cavie, per fortuna molti hanno recepito questo appello, arrestateci tutti sul blog, molti giornalisti si sono già autodenunciati, continueremo a pubblicare notizie di indagine nel testo, nel contenuto e per riassunto e come cazzo ci pare. E poi quando ci processeranno, i nostri avvocati chiederanno al giudice di sollevare un'eccezione di incostituzionalità,
perché è contro la Costituzione, articolo 21, ed è contro la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che tutela la libertà di stampa e impedisce al potere politico di dire alla stampa quello che può raccontare e quello che non può raccontare, soprattutto se sono notizie pubbliche, e queste sono notizie pubbliche. L'ultima incostituzionale, lo sapete, è il lodo Alfano, che deroga all'articolo 3 della Costituzione. Bene, non si è incazzato nessuno nemmeno su questo, tra i grandi della politica. Lui sfascia tutto. Lui dice: io non mi faccio più processare nessuno e non mi faccio più intercettare nessuno. Ricorda quei serial killer che cercano in tutti i modi di farsi fermare, che danno le tracce all'investigatore perché li trovi, e l'investigatore è cieco. E l'investigatore è cieco e non lo ferma. Il Quirinale finora ha firmato tutto, compresa l'aggravante razziale, speriamo che smetta. Il CSM si era ribellato, aveva cominciato a dire: ma guardate che non si può, la Costituzione dice il contrario. È stato fermato il CSM. Zitti, la Costituzione non si nomina, è top secret, è coperta dalla privacy la Costituzione, è segreto istruttorio, forse segreto di Stato. I girotondi vengono attaccati da lui e da quelli che dovrebbero benedirli, visto che già una volta hanno rianimato un'opposizione in coma profondo, e invece vengono attaccati. In compenso è partito il dialogo con Casini. Casini è la bella faccia di Cuffaro, ricordiamoci che dietro a Casini c'è Totò Cuffaro. A questo punto, e ho finito perché vi ho già tediati troppo, c'è questa voce di queste intercettazioni, queste sexy intercettazioni, che però non escono. Come fare? Lui, per farci capire come seleziona le classi dirigenti del suo partito e del suo governo, soprattutto la parte femminile, le sue quote rosa, cosa fa? Comincia a mettere in giro lui delle voci sulle intercettazioni che non escono. Cioè, se sapeste cosa potrebbe uscire. I suoi vanno fuori, raccontano i giornalisti raccontano. Tutto quello che avete letto in questi giorni sulle intercettazioni sexy non sono uscite dalla Procura di Napoli, sono uscite da Palazzo Grazioli. È lui che le fa uscire nella speranza che qualcuno finalmente lo capisca chi è lui e come si comporta. Niente, gli altri hanno detto: zitti, non scrivete niente, bisogna tutelare la sua privacy. Anzi, Veltroni ha detto: i giornali non devono pubblicare le intercettazioni. Vedete che non sa più cosa fare Berlusconi a questo punto, perché è assediato. Vorrebbe sputtanarsi, ma gli altri lo salvano, gli fanno il maquillage, lo truccano tutte le mattine. Dice: proviamo con le impronte. Pre-impronte ai bambini rom, vediamo se stavolta si incazzano. Si può fare una roba peggiore che prendere le impronte a dei bambini? Cioè, c'è solo sparargli, no? Non si incazzano nemmeno con le impronte ai bambini rom, anzi abbiamo molti sindaci e presidenti di provincia del centro-sinistra che dicono: mica male l'idea delle impronte, peccato non averci pensato noi, buona idea, dialoghiamo sulle impronte ai bambini. Alla fine lui, disperato, ormai col Vaticano che è all'estrema sinistra, Famiglia Cristiana che sembra un volantino delle Brigate Rosse, a un certo punto dice: qua devo farla grossa. E allora che cosa fa? Spiega pubblicamente che la legge blocca processi è semplicemente un'estorsione, giustamente è stato già detto, è racket, nel senso: io vi blocco tutto, vi metto le bombe, vi minaccio, ve ne faccio di tutti, quello vi dico, metastasi, cancro, pazzi antropologicamente, amici dei terroristi, amici dei delinquenti, se poi volete sopravvivere, prezzi modici. C'è un pizzettino che si chiama Lodo Alfano, che se voi mi sospendete il mio di processi, a me che mi frega di sospendere gli altri 100.000, come ha scritto LK nella sua vignetta, lui parla da statista, sacrifica volentieri i suoi processi personali a vantaggio di quelli degli altri. Si incazzerà qualcuno per questa roba? Ha confessato che voleva bloccare 100.000 processi e le intercettazioni
per farsi bloccare il suo. Non si cazzano nemmeno su questo, dicono, beh, se il lodo lo fai come legge costituzionale potrebbe andare. Cioè, è incostituzionale, ma se tu la metti dentro alla Costituzione diventa costituzionale. È meraviglioso. Avremo una legge scritta in rosso per distinguerla dagli altri articoli. La Costituzione è tutta costituzionale, salvo un piccolo pezzettino. Con la collaborazione anche di una parte dell'opposizione. Voi capite che questo non sa più letteralmente cosa fare per farsi sbattere fuori. Ce le sta provando tutte, ma ha finito le cartucce ormai. Cosa gli resta da fare? Ha finto di sparare a una giornalista russa con il mitra, con la compagnia del bagaglino nella sua villa in Sardegna. Non è successo niente. Voi capite che è in difficoltà, non sa più che cosa combinare. Anzi, adesso che gli accettano il lodo, dialogano sul lodo, dicono abbiamo vinto noi. No, ha vinto lui perché lui voleva sopprimere il suo di processo, mica quelli degli altri. Sempre LK li chiama i diversamente concordi, perché opposizione è una parola grossa, bisognerebbe anche opporsi ogni tanto. Allora, io vi invito a un gesto di solidarietà nei suoi confronti. È chiaro che lui vuole andare via, vuole visitare finalmente le ville che non ha ancora visitato e vuole finalmente navigare sulle navi che ha comprato ma non ha ancora nemmeno visto una volta. Ha un sacco di materiale anche femminile per le mani, come apprendiamo ogni giorno, ha altro da fare, aiutiamolo, diamogli una mano a uno scivolo, un qualcosa, una buona uscita, autotassiamoci in modo che se ne vada, perché è questo che vuole. Cercate di convincere i vostri amici, una gara di solidarietà, aiutiamolo a sparire, aiutiamolo a sparire perché da solo non ce la fa. Sono anni che ci prova e ogni volta che sta per riposare in pace arriva qualcuno che gli fa la respirazione bocca a bocca e lo resuscita come Lazzaro. Altrimenti, per inerzia, questo scivola al Quirinale. Bravo! Se scivola al Quirinale, magari portato dal cocchio con i levrieri afghani e qualche portantino riformista, poi è dura lì, perché a quel punto 5 anni di immunità più 7 sono 12. Quello al Quirinale si porta dietro il lodo e ne esce a 87 anni praticamente. Cioè è una roba imbarazzata, esce col girello, i giudici saranno più rincoglioniti di lui e non si ricorderanno nemmeno più che devono ricominciare i processi. Nel frattempo, Dio non voglia che gli venga qualche tentazione di fare qualcosa di brutto a Veronica, non si può fermarlo, perché anche l'uxoricidio è compreso fra i reati autoimmuni nel lodo Alfano. Non c'è modo di processarlo nemmeno se facesse fuori la moglie e nemmeno se fosse un altro, perché poi è una legge che vale per tutti. Ecco, lo scudo spaziale vale, è per sempre, è come il diamante e vale sia per il passato che per il futuro. Aiutiamolo a fermarsi, facciamo obiezione di coscienza là dove possiamo, quando c'è da vergognarsi per le leggi che ci sono, e insomma prendiamo sul serio il motto di Petrolini, che quando qualcuno lo contestava dal loggione rispondeva: io non ce l'ho con te, io ce l'ho col tuo vicino che non t'ha ancora buttato di sotto. Grazie. Assolutamente nessuna risposta, audio, video. Che cosa devo fare? Sei collegato con la piazza in questo momento. Pronto, non sento più niente. Sei collegato? Pronto. Con la... Sei collegato con pronto? Piazza? Pronto. Pronto. Sei collegato? Hai solo un accenno, almeno la voce. Siamo... Perché io sono collegato, sono di un comune, dei 3.500 comuni in Italia senza la DSL, nemmeno nel Turkmenistan siamo ridotti così. E questo fatto che cada proprio qualche minuto prima della mia messa in onda mi lascia qualche dubbio, ma non vorrei mica pensare, non vado a pensare che possa essere qualche cosa di diverso, sarà un guasto tecnico. So che siete in tanti, mi sentite, vorrei una... Siamo... Pronto? Siamo più di 100.000 persone a Piazza Navona, sei collegato con la piazza e noi ti sentiamo. Bene, italiani! Allora, voi adesso non mi vedete per la ragione che vi ho detto prima,
non siamo collegati per un incidente tecnico, ero collegato fino a 4-10 minuti fa, andava tutto bene, poi stranamente manca il segnale. Allora voi vi dovete immaginare, io devo immaginare voi, voi dovete immaginare me. Allora non immaginatemi più grasso, cattivo, sudante che spara parolacce. Ho fatto un corso gandiano e la parola più schifosa che mi è uscita negli ultimi 6 mesi è Benigni. Quindi immaginatemi più snello, dimagrito e molto per bene. Non ho intenzione di offendere nessuno. E io voglio cercare anche di immaginare voi, perché siete lì, voi che siete 40, 70 mila, la questura dirà 2500, perché siete lì? Siete lì anche per dimostrare la vostra esistenza, cari amici. Io forse ce l'ho più con voi che con gli psiconami, ballerini e affini. Io ce l'ho con questa grande, straordinaria presa per il culo che da 15 anni fanno ai cittadini italiani, una grandissima presa per il culo di questo governo finto e di questa opposizione finta. Ecco perché ci troviamo in queste condizioni e voi siete lì e io sono qua a parlare non so a chi. Ormai c'è un delirio totale. Lo psiconano Berlusconi è andato in Giappone per il G8 e ha collezionato un'altra figura di merda in nome per conto del popolo italiano. Io questa parola popolo italiano non mi ci identifico più, cari signori. E io vorrei, ho parlato anche col mio avvocato, che ogni volta che Berlusconi nomina il popolo italiano deve fare una postilla, tranne la famiglia Grillo. Bene. Ma non è neanche colpa dello psiconano. Lo psiconano è solo l'effetto, la causa è quello che ho detto prima. C'è stato un partito unico per 15 anni, hanno fatto finta l'alternanza, Prodi, Berlusconi, Berlusconi D'Alema, D'Alema, Berlusconi, è tutta una presa per il culo. Allora cosa bisogna fare? Non lo so cosa bisogna fare. Questo è un governo, cari amici, che vive con marchette televisive, in qualsiasi popolo, in qualsiasi paese del mondo, totalitario o democratico, se un premier avesse telefonato per vendere della fica in leasing, come ha fatto il nostro premier, per corrompere dei senatori, per far cadere il governo, sarebbe arrestato per colpo di Stato. Non è importante la finca, cari amici, è importante quello che vuole la gente e lui sa quello che vuole la gente e gli dà quello che vuole la gente. Un certo tipo di gente. In nessuno Stato del mondo ci sarebbe un premier che ha corrotto attraverso il suo legale Previti un giudice per acquistare la più grande compagnia editoriale del paese. Che paese è diventato questo? Ecco perché ce l'ho. Conflitto di interessi, cazzo, la sinistra, il conflitto di interessi, la prima cosa che doveva fare è la legge sul conflitto di interessi, ma è un conflitto che riguarda anche i loro interessi. Ecco perché io sono così, così alterato, ma di poco alterato. Sono andato oltre. Non so chi sia questo Beltroni Topo Gigio, è il nuovo Mastella, chi è? Chi è questo grande personaggio? Non è neanche un uomo, è un soggetto, è cos'è? Un avverbio, che cos'è? Non riesco a capire neanche quali siano i suoi discorsi. Mette un aggettivo e dei sostantivi. Lui non ha né cuore, né polmoni, né cervello, ha dei sostantivi come dei suoi discorsi. Ha fatto delle cose memorabili, sarà ricordato nella storia, in 3 mesi. La prima cosa che ha fatto da statista è andare a parlare di istituzioni dallo psiconamo, un prescritto iscritto alla T2 invece che i suoi collaboratori e i suoi alleati. In 3 mesi ha fatto cose straordinarie, dopo Gigio Beltroni, straordinarie. In 3 mesi ha sciolto il governo, perso il comune di Roma e disintegrato tutti i partiti della sinistra, il più grande alleato della nanoparticella tossica che esista in natura. E allora io voglio capire in che paese siamo e perché siamo lì, e perché siamo qui a parlarci. C'è stato solo un partito in Italia, Forza DS,
e questo ha sfasciato lo Stato. Allora ci vorrebbe una persona chiara, ci vorrebbe un curatore fallimentare in Italia, perché lo Stato è fallito. Italiani, lo Stato è fallito. Vi do due dati così, a caso. Abbiamo uno dei debiti pubblici più grandi del mondo, 1.647 miliardi di euro. Ogni anno aumenta di 80 miliardi per gli interessi. Solo a marzo abbiamo pagato 23 miliardi di euro di interessi sul debito. Nel 2008 chiuderanno 300.000 aziende, 300.000. E le altre piccole aziende sono in mano alle banche con dei debiti che arrivano a 780 miliardi di euro. Non fallirà solo lo Stato, falliranno le banche. E ve ne accorgerete quando l'esercito, invece dell'immondizia di Napoli, presiderà l'Unicredit e le banche vicine. Allora, che cosa dobbiamo fare? Io non lo so che cosa vogliamo fare. Lì parlate di giustizia, parlate di giustizia. Abbiamo avuto delle votazioni ignobili, illegali, completamente illegali. Nessuno poteva scegliersi il voto di preferenza, dare un voto di preferenza. C'erano coalizioni di partiti improbabili, avevano lo stesso piano industriale. Siamo lo psiconano è il garante di un comitato d'affari, ve lo mettete in testa. C'è la stessa cosa. E allora, che cos'è? Parliamo di giustizia, di che cosa? Abbiamo 18 condannati ancora in via definitiva in Parlamento. Cazzo, 18 condannati sono ancora lì. E se mangano lo stagliere di Arcore, era un eroe, questi 18 condannati in Parlamento. Sono i supereroi, i grandi supereroi con i superpoteri. Sapete qual è il loro superpotere? È il silenzio, non parleranno mai contro i loro padroni. E allora io che sono un comico, devo incazzarmi, devo dire questo, cosa vuol dire che questo paese non c'è più? Ma quale giustizia? Quale giustizia? Dove eravate voi? Vi vorrei guardare in faccia. DS, Margherita, dove eravate voi quando hanno fatto l'indulto? Che differenza c'è tra le leggi di Berlusconi che ammazza 100.000 processi e l'indulto? Qual è la differenza? Non c'è nessuna differenza. Se me la spiegate. Abbiamo tre regioni in preda alla mafia. Quando siamo andati all'Europarlamento, a Strasburgo, con De Magistris, De Magistris ha spiegato benissimo ai nostri parlamentari da 20.000 euro al mese là. Ha spiegato che 8 miliardi di euro se ne erano disintegrati due o tre regioni. Solo la Calabria 5 miliardi in depuratori, la Campania in impianti per lo smaltimento dei rifiuti mai fatti. E cosa sta succedendo a questo paese? Non c'è più niente. 1.300 morti. Non sono morti così sul lavoro. Sono assassinati sul lavoro perché non investiamo nulla sulla sicurezza sul lavoro. Parlate con Renzo Piano. Ma sono delle cose, per esempio, preventivano le morti dei grandi lavori. Nel ponte sullo stretto è stato statisticamente provato che in 10 anni potrebbero morire 23 persone, è già nella statistica. Andate a vedere quante persone muoiono in un cantiere in Giappone. Renzo Piano ha fatto un aeroporto in Giappone, 10 anni, non è morto nessuno. Nessuno è morto. Allora, io invito un po' a pensare ai cittadini, perché la politica è finita, i partiti si sono suicidati tutti e i cittadini si devono riprendere in mano la loro vita con risparmi, i loro soldi, la loro vita sentimentale, familiare, la loro vita di consumatori, la loro vita di azionisti, riprendersela in mano significa. Invece che cosa succede? La particella, la nanoparticella impazzita, tossico, nociva, va in Giappone e dal Giappone dice che a Vicenza farà la base, amplierà la base di Vicenza militare americana perché il suo amico menomato mentale Bush gli ha detto di ampliarla. C'è un referendum in atto a Vicenza, decideranno i cittadini se ampliarla o no, non uno psiconano. Allora, dove sono andati i cittadini, esclusi da qualsiasi tipo di... Un altro ministro che non so da dove è uscito, si chiama Zaia, come si chiama Zaia? È un organismo modificato geneticamente a lui, e parla degli OGM,
e dice una cosa che sembra da fantascienza, e dice che dato che i cittadini, l'80% dei cittadini italiani sono contro gli OGM, bene, dato che l'80% sono contro gli OGM, faremo una verifica e un controllo per vedere di fare una prova con gli OGM in Italia. Ecco la prova che noi non contiamo più niente. Facciamo il referendum sulla legge elettorale, prima facciamo le elezioni e dopo il referendum. Portiamo 100.000 firme, 300.000 firme, 1.500.000 di firme porterò l'11 di luglio lì a Roma, 1.500.000 di firme, li butteranno in un cesso, non ci siamo più come cittadini, non c'è rimasto più niente. Allora io vi chiedo una cosa, ritornate a fare, a cominciare a vedere un po', di riprendervi la vostra vita. Ma cazzo, fanno spostano giudici, spostano processi, spostano qualsiasi cosa. Fanno la banda dei quattro, la legge Schifalfano, la banda dei quattro, le quattro cariche più alte dello Stato sono immuni a qualsiasi tipo di giustizia, potranno delinquere e non gli succederà nulla. E allora chi sono questi quattro? Abbiamo Schifani che, come dice Travaglio i libri di Abate, si vede chi era Schifani, ha delle amicizie perlomeno dubbie. Di mafiosi post datati. Chi è? Chi sono questi? Berlusconi, uno prescritto, uno condannato per falsa testimonianza, iscritto alla P2. Ma chi sono queste persone qua? Come è potuto succedere? Chi è? Fini, la badante di Berlusconi, Fini, l'hanno fotografato sullo yacht di Tronchetti Provera. Ora vai sullo yacht di Tronchetti Provera, che c'è la seconda o la terza carica dello Stato, quando nel momento in cui sali sulla barca, la Telecom sta mettendo in strada 20.000 famiglie. E questa è l'Italia che dobbiamo preparare ai nostri figli. Allora, che cosa sta succedendo? Questo è uno Stato fallito. La Telecom ne licenzierà 20.000, 30.000. L'Italia 8.000. Con la Air France erano 2.000, adesso sono 8.000. Poi gli altri, la Fiat. Figurati la Fiat, a piacere. A piacere licenzierà. Sono anni che dico che fanno inside trading, truccano bilanci. Quale? E bilanci truccati, è il trucco del bilancio ormai. Sono le falsificazioni che fanno normalmente. E allora dovremmo avere il coraggio di prendere lì un curatore fallimentare che ci dica: signori, è finita. Signori, il debito va congelato per 5 o 6 anni. Signori, bisogna abolire le province. Bisogna accorpare i comuni sotto i 10.000 abitanti. Bisogna snellire lo Stato, bisogna finanziare le piccole imprese che pagano prima l'IVA, che pagano prima le tasse dell'anno dopo. Invece noi cosa facciamo? Impronte digitali ai Rom. E allora nessuno vi ha mai detto perché abbiamo i Rom qui. Non ve l'ha detto la Bonino, non ve l'ha detto Frattini. Noi abbiamo fatto un bel baratto, cari signori. Abbiamo barattato 22.000 imprese italiane in Romania, finanziate con i nostri soldi attraverso i fondi europei. E dove ci sono i nostri fondi? I soldi? Abbiamo finanziato 22.000 imprese là contro 220.000 rumeni qua. Uno scambio di flussi. La Confindustria non dice nulla. I sindacati non dicono nulla. Cazzo, non dicono nulla. Dovevamo fare una manifestazione. Dovevamo fare una manifestazione il 25 luglio. Era una gita su Roma. Era una cosa goliardica, con le biciclette, i tricicli, i monopattini, le carrozzelle. E fare un itinerario e passare davanti alle rovine, intese come le sedi dei nostri ex partiti, le rovine, con una guida che spiegava chi erano, cosa facevano, da Azzurro Caltagirone alla nano particella psicotica. Potevamo divertirci anche un po'. E allora la questura, dato che hanno un accordo, non è una legge, un accordo, la questura di Roma ha un accordo con i sindacati e con i partiti per non far fare manifestazioni davanti alle sedi dei sindacati e alle sedi dei partiti, che sono sedi di luoghi pubblici finanziati dai cittadini italiani. E allora che cosa volete che vi dica io? Dicono che offendo il Presidente della Repubblica. Io Morfeo non l'ho mai offeso, sonnecchia, firma delle cose, questo patto dei quattro, la banda dei quattro ha firmato una cosa, ve lo immaginate voi, Pertini,
Bettini che firmava una legge che lo rendeva immune dalla giustizia italiana, ve lo immaginate? Ma io non mi immagino neanche Ciampi, non riesco neanche a immaginarmi Scalfa a fare una cosa così. E allora chi è quest'uomo qua? Chi difende? È un primo cittadino o uno che difende i partiti politici? Chi è? Quando c'era Chiaiano, la discarica, la polizia contro le famiglie, a Napoli, la sua città, lui dove festeggiava? Dove andava? È andato in una famiglia di Chiaiano a festeggiare qualcosa. Era a Capri a sentire della musica con due inquisiti, Bassolino e la moglie di Mastella. Allora che esempio ho io da questa gente? Quale esempio ho? Non ne voglio più sapere di questa gente, non ne voglio più sapere. E c'è una cosa che farà giustizia, cari amici, e non sarà più la politica, la destra, la sinistra, i comici, l'antipolitica, la demagogia. Farà giustizia l'economia, il petrolio, cambierà il mondo, lo sta cambiando. E questa gente non riesce a capire, e parla di nucleare, che di nucleare oggi sul Corriere c'era un articolo sul nucleare, a favore del nucleare. Quando se raddoppiassimo tutte le centrali avremo il 15% dell'energia mondiale prodotta nel nucleare. Nucleare che se non è sovvenzionato dalle tasse dei cittadini non lo farebbe, non l'avrebbe fatto nessuno. Nucleare che è sicuro, e allora se è sicuro come mai non c'è nessuna assicurazione che faccia un'assicurazione sulla centrale nucleare? C'è il problema delle storie che non si sanno dove mettere, l'uranio finirà fra 50 anni. Questi sono gente che non sa, oltre a essere disonesti culturalmente, sono meschini come persone. Non ne voglio più sapere. Bene, il prossimo anno ci saranno le elezioni amministrative, cominciamo dal basso. Ci saremo, io appoggerò tutte le liste civiche che vorranno occuparsi del proprio comune e della propria regione. Ci sarò io anch'io di nuovo in prima linea. Mi dispiace per questa manifestazione che era una cosa pacifica. Abbiamo fatto 140.000 persone a Torino, non è successo nulla. Abbiamo messo 40.000 persone a Bologna, 1,5 milioni in tutte le città italiane, non è successo un incidente. Loro vogliono l'incidente, avrebbero voluto che io la facessi lo stesso la manifestazione il 25. Perché magari ci scappa il morto, poi la colpa è dell'antipolitica, del grillo, me li vedo già i titoli domani sui giornali. Allora voglio dire ai ragazzi che hanno speso biglietti, hanno organizzato pullman, di non buttarsi giù. Organizzeremo qualcosa, non più neanche in Italia. Andremo a Salburgo, andremo a Bruxelles, se ci danno il permesso. Faremo dei pullman e andremo a manifestare all'estero come è ridotto il nostro paese. Quindi, coraggio. E tutti quelli che hanno causato questo disintegramento del nostro paese, tutti quelli che l'hanno fatto fallire, io do solo un consiglio: fatevi un bel passaporto, un gran bel passaporto, e andate tutti a fanculo. Grazie, poi però a vedervi uno per uno. Mi sono fatto i cartelli con tutti i capelli che ormai non ho. Mi sono fatto i cartelli con tutti i capelli che ormai non ho.